Trovare lavoro entro un anno dal diploma. Sembra un sogno, ma è quello che concretamente è in grado di offrire a gran parte dei propri studenti l'ITS IT Academy, l'istituto nato nel 2015 a Grosseto per formare tecnici altamente qualificati nel settore agroalimentare sul territorio toscano. Lo certifica il sistema di monitoraggio INDIRE, agenzia del Ministero dell'Istruzione, che valuta la performance di ciascun percorso formativo ed il tasso di occupazione degli studenti ad un anno dalla conclusione. Tra l'80 e l'85% riescono a trovare la propria occupazione non solo come dipendenti, ma anche come professionisti, lavoratori autonomi o avviando un'impresa. Un obiettivo, quello di mettere in comunicazione la scuola con il mondo del lavoro, da sempre tra le priorità della Camera di Commercio di Firenze. Contesto uno scenario assai complicato, il caro energia sta avendo riflessi enormi sulle nostre imprese, sul commercio, sul terziario, sulle imprese manifatturiere, comprimendo i margini, portando tante imprese a delle chiusure impreviste. Proprio per questo motivo è necessario che anche i giovani che avviano un'attività imprenditoriale la facciano con i crismi giusti, sui settori giusti, con le garanzie giuste, con tutte le accortezze affinché questa attività di giovani possa avere una prospettiva importante negli anni a venire. Nei percorsi attivi al secondo anno, quasi il 50% dei ragazzi riesce addirittura ad ottenere un contratto o una promessa di assunzione nell'azienda in cui ha svolto il tirocinio, ancor prima di aver sostenuto l'esame finale. ITS IT Academy ha illustrato questi dati ed i percorsi formativi per il biennio 2022-2024 alla Camera di Commercio di Firenze. Sono tanti giovani che ancora scelgono l'attività imprenditoriale, 7.800 sono le imprese under 35 operative in provincia di Firenze e proprio per questa platea di giovani noi organizziamo come Camera di Commercio dei percorsi formativi proprio per consentire loro di avviare al meglio questa attività di impresa. Il prossimo appuntamento sarà il 13 di settembre in Camera di Commercio, proprio con al centro il tema dei giovani e il mondo delle imprese, come avviare al meglio una startup giovanile. Ancora disponibili i contributi a fondo perduto sul disciplinare formazione e sicurezza della Camera di Commercio di Firenze per sostenere investimenti per la sicurezza sui luoghi di lavoro ed esperienze formative in azienda offerte agli studenti. Bando in modulistica sul sito della Camera di Commercio di Firenze. Le professioni 2.0 per i giovani è l'argomento della giornata di lavoro in programma martedì 13 settembre nell'auditorium della Camera di Commercio di Firenze. Al mattino si affronteranno le ultime tendenze nell'ambito delle nuove professioni e nuove opportunità per la creazione di impresa. Nel pomeriggio tavoli tematici su ambiente, mondo digitale, restauro 2.0, apprendistato. Info e iscrizioni sull'agenda del sito della Camera di Commercio. Riparte il corso di Business English, il percorso di miglioramento linguistico dedicato agli imprenditori e ai profili dirigenziali o commerciali. Previste agevolazioni sui costi per le imprese dell'area metropolitana. Domande entro il 29 settembre. Info e iscrizioni sul sito di Promo Firenze. Iscriviti alla mailing list della Camera di Commercio di Firenze. Informazioni utili alla tua attività, iniziative e servizi. Ed ogni 15 giorni la newsletter Camera News direttamente nella mail.